Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Le scadenze sono quelle date fisse che ci educano a programmare bene il nostro tempo, ad amministrare con diligenza i nostri averi. Ci obbligano ad essere responsabili e avveduti. Nulla di strano che all'inizio di questa stagione della fede, che è l'Avvento, veniamo messi sull'avviso. La vita, la storia di tutti e di ciascuno ha una scadenza. Vegliate, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Non tornerà per riscuotere i soldi delle bollette, ma un resoconto comunque ci sarà. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver dato potere ai servi, a ciascuno il suo compito. Dire di che potere si tratta, di che compito, basta pensare al dono della vita, al mondo di cui tutti godiamo, alla fede, alla soddisfazione di conoscere Lui, il Signore, e di saperci amati. Non occorre spiegare la differenza tra il vivere alla giornata con superficialità e il vivere con responsabilità, sapendo che ci sarà un rendiconto. Quando sarà? Nessuno lo sa, perché Gesù non l'ha detto. Ha lasciato apposta la scadenza imprecisata perché quello che voleva suscitare non era il panico, ma la vigilanza. Vigilare e camminare verso un traguardo con responsabilità, con equilibrio, nella serenità. La fine del mondo non è fatta di avvenimenti catastrofici, di sciagure inimmaginabili. Queste semmai accadono prima, nel corso della storia. La fede ci fa puntare lo sguardo sul bello di quella scadenza. Cieli nuovi e terra nuova farà sorgere il Signore. Ecco ciò che ci aspetta a quel traguardo. Ecco lo sfondo bello su cui si staglia la nostra vita. Sì, è davvero importante mettere tutto, ma proprio tutto, su quello sfondo che è il ritorno del Signore, il suo ultimo avvento. Le cose belle su quell'orizzonte si fanno ancora più belle. E tutte le esperienze, i fatti, le situazioni della vita, anche quelle che hanno il sapore amaro della prova, su quell'orizzonte si possono valutare nelle loro reali dimensioni. Senza quell'orizzonte, quel traguardo, può invece accadere che certe cose piccine ci appaiano grandi come montagne, mentre altre che sono grandi per davvero ci passano accanto senza che nemmeno ce ne accorgiamo. L'Avvento non serve per prepararci a Natale. L'Avvento è una scuola, un tirocinio, per educarci a un vivere da cristiani attenti e svegli, con equilibrio e serenità. Perché colui che ci viene incontro ci ama da sempre. In tutto il Vangelo non c'è raccomandazione più ripetuta, più accalorata di questa. Fate attenzione, vegliate. Buona domenica e buon Avvento. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.